Professor Lepre, si parla di fondo perduto, l'Agenzia delle Entrate sta per emanare, diciamo, quelle che sono la grammatica di questa nuova misura e soprattutto come funziona e chi ne ha diritto. Dobbiamo dire che il decreto rilancio prevede un bonus per le aziende che hanno subito un calo nel mese di aprile del 2020 rispetto al mese di aprile del 2019. Il rimborso di questo bonus è del 20, 15 o 10% ed è praticamente rapportato a quello che è stato il giro d'affari nell'anno precedente. Ovviamente questa è una misura importante perché va, diciamo, a supportare quelle che sono le aziende che con il lockdown hanno subito la maggior parte dei danni. Sì, quindi dobbiamo dire che in effetti per le aziende che hanno fatto un giro d'affari nel 2019 di 400.000 euro, c'è un bonus del 20% sulla differenza dell'incasso del mese di aprile 2019 e quello mancato nel mese di aprile 2020. Bisogna però specificare che il diminuito incasso deve essere perlomeno pari ad un terzo dell'incasso dell'anno precedente. Quindi abbiamo detto 20% per le aziende fino a 400.000 euro, 15% per le aziende fino a 1 milione di euro, e 10% per le aziende che hanno incassato fino a 5 milioni di euro. Ecco, professore, ma queste sono, diciamo, misure che poi andranno, secondo ovviamente la sua esperienza, andranno ad impattare contro la burocrazia che ci distrugge. Beh, diciamo che in effetti il decreto dovrebbe prevedere, diciamo dovrebbe perché ancora praticamente sono state date, come dire, indicazioni definitive su come usufruire di questo bonus. Però si parla, noi speriamo, finalmente anche di semplificazione anche in questo senso. Diciamo che in linea di massima è stato già previsto una modulistica, le aziende devono praticamente riempire questa modulistica, dare l'IBAN del proprio conto corrente aziendale, per cui praticamente si dovrebbero trovare in automatico dopo 15-20 giorni, massimo un mese, la somma a cui hanno diritto, Ecco, le lacune magari potrebbero accreditata ovviamente sul conto corrente. le lungaggini potrebbero essere sulle verifiche, sulle varie Beh, verifiche che diciamo l'agenzia dovrà che fare. è ovvio che l'Agenzia delle Entrate farà delle verifiche e bisogna comunque stare attenti perché chi fa la domanda per ottenere il bonus e non ne ha diritto dovrà poi magari restituire non solo la somma indebitamente ricevuta, ma anche ovviamente le sanzioni. Ecco, professore, ma chiariamo un'altra cosa, ma qua si parla di fondo perduto, effettivamente si intende il fondo perduto, quello che nell'immaginario Il fondo collettivo? perduto è quello che non deve praticamente, è una somma che si riceve e che in effetti non deve essere restituita, quindi è un bonus, un regalo alle aziende che hanno subito determinate perdite. Però, stando alla matematica, praticamente, siccome qua si parla di aziende che non vanno oltre 400.000 euro di fatturato, e siccome la stragrande maggioranza delle aziende forse non ne fanno nemmeno 50.000 di fatturato, alla fine, qual è la percentuale di questo fondo perduto? Sarà irrisoria. In primo luogo noi, come abbiamo detto, al di là di quello che è il giro d'affari delle aziende fatto nell'anno precedente, quindi come abbiamo detto ci sono delle fasce fino a 400.000 euro, fino a 1 milione di euro, fino a 5 milioni di euro. O il bonus, come abbiamo detto, va dato soltanto sulla differenza del mancato incasso tra aprile 2019 e aprile 2020. Attenzione, il mancato incasso deve essere perlomeno di un terzo, altrimenti non si ha diritto a nessun bonus.
E per questo, per concludere, è sempre solo una questione di percentuale? Sì, è Questa è la ovvio domanda. che praticamente bisogna fare determinati calcoli, quindi saranno i consulenti delle aziende a dare poi indicazioni alle aziende stesse. E nel pratico quanto arriverà nei portafogli di queste aziende? Ma diciamo che in linea di massima l'Agenzia delle Entrate ci dice che tra la domanda e l'ottenimento del bonus per le aziende passerà più o meno un mese.